Ciao, bentornato sul canale di Stats for Bets. Nel video di oggi finiamo di analizzare il 22esimo turno di campionato di Serie A. Ci restano le partite di domenica dalle 18 e poi quella delle 20:30 Roma-Milan che vediamo con il superfoglio Stats for Bets, e poi quelle del lunedì che non sono proprio partite imperdibili, c'è il Frosinone che ospita la Lazio e poi l'ultima partita delle 20:30. Ci vediamo tutto subito dopo la sigla. Benissimo, eccoci di nuovo. Allora, andiamo a vedere le partite che ci restano del 22esimo turno. Come sempre lo facciamo tramite OneFootball, app gratuita. Trovi il link per scaricarla direttamente nella descrizione. E con l'app ufficiale del canale, l'app di Stats for Bets. Vediamo la partita tra Inter e Bologna. Allora, il Bologna, abbiamo detto nel precedente video, è esonerato Inzaghi e preso Mihajlovic. Mihajlovic ha già provato a rilanciare anche moralmente alcuni dei giocatori, tipo Destro, ha detto per me è un titolare, dipende da lui. Insomma, quelle classiche frasi dette per riattivare, rincentivare un po' giocatori andati un po' in naftalina, un po' demoralizzati. Il divario dall'Inter al Bologna parla ovviamente terz'ultima in classifica contro terza in classifica di una sfida che non ha senso statisticamente. Se ci andiamo a vedere i numeri, non credo che ci sia mezza speranza per il Bologna, solo 10% per l'esito X. Vediamo un attimo i gol. Inter leggermente in fase calante dal punto di vista delle reti, solo nelle ultime 5 partite, per fare un esempio, ha fatto 5 volte under. Icardi non sta segnando, leggera crisi offensiva per l'Inter che tra l'altro viene dalla sconfitta di Torino, insomma è un periodo un po' così, quindi per Inzaghi non lo so, non c'era molto più da fare in questo Bologna. Per Mihajlovic ci potrebbe essere una botta di grinta, una botta di energia, poi lo sappiamo, insomma Sinisa è uno bello presente. Arriva un Bologna guardingo, si mettono tutti dietro, tutti a difendere sta partita e potrebbe finire under effettivamente 2.5. Però è pure vero che l'Inter entra in campo, scende convinta di vincerla, ti fa 3-0 al primo tempo e ci sta tutto, ci sta proprio il divario tra le due squadre. Scegliere una delle due opzioni non è facile. Io punterei Inter over 1.5 perché i numeri comunque spostano troppo il favore verso la squadra di Spalletti. È vero che il Bologna proverà a difendersi, però Mihajlovic, a meno che non arriva proprio con la frusta e la bacchetta magica, non so quanto possa fare, quindi su questa direi 1 e over 1.5. Alle 20:30 c'è Roma-Milan, ma come ti ho anticipato la vediamo all'interno del superfoglio, quindi la vediamo alla fine di tutto il resto dell'analisi. Frosinone-Lazio, questa si gioca lunedì alle 7. Allora, Lazio che ha perso questa partita con la Juventus, ma giocando un gran calcio, meritava di vincere sul campo proprio per buoni 70 minuti di partita. C'è stata solamente la Lazio, poi è entrato Cancelo e sembra che sia entrato Maradona, neanche Cristiano Ronaldo, cioè proprio Maradona, è entrato Cancelo e ha spostato completamente gli equilibri. Frosinone che ci sorprende con questo 0-4 a Bologna che porta all'esonero di Inzaghi. E quello che mi fa pensare è più scarso proprio la situazione di Inzaghi al Bologna, era talmente scarsa che ha preso 4 gol dal Frosinone che segna obiettivamente molto poco, quindi prendere 4 gol dal Frosinone non è proprio... non è facile, ecco. Su questa che ci vogliamo dire? Statisticamente è in vantaggio la Lazio, ci mancherebbe altro. Vediamo un attimo di capire i gol. Leggera tendenza all'under, ma perché lui, appunto, il Frosinone, a parte questi 4 gol, per il resto ne ha fatti 16 in totale.
una media di 0,76, Lazio che concede qualcosa ma non tantissimo, sono due squadre che hanno tanti under quanti over, 10 under, 11 over, il Frosinone, il contrario a Lazio, 11 over, 10 under, quindi è statisticamente equilibrata, è difficile dirlo. Io ho visto magari lo slancio emotivo, lo slancio di entusiasmo che può avere il Frosinone, mi giocherei il gol del Frosinone e magari l'esito gol, cioè non me lo immagino la Lazio che perde senza segnare, però brutta partita, difficile da analizzare, veramente molto equilibrata, molto statisticamente molto difficile da analizzare. Diciamo che su questa si punta sul gol del Frosinone, gol casa, 1-3 gol casa, perché multigol 1-3 ci fa alzare un po' la quota e non credo che il Frosinone si ripeta segnando più di 3 gol. Chiudiamo con Cagliari-Atalanta, l'Atalanta solita pirotecnica squadra, 0-3, 3-3 con la Roma. Vabbè, la Roma fa fare sempre cose clamorose a tutti, però l'Atalanta è veramente una bella squadra, assolutamente combacia la visione statistica che la dà sulla X2, 40% per l'esito 2, che non è poco per un esito 2, 34% per l'esito X, quindi ci dà una bella botta statistica, anche perché il Cagliari gli resta solo il 26% di esito 1. Nelle ultime 5 l'Atalanta ne vince 2, ne pareggia 2, ne perde 1 e il Cagliari ne perde 3, una vinta, una pareggiata. C'è sempre il dato casalingo del Cagliari da non farsi sfuggire, 4 vittorie totali, 3 in casa. Il Cagliari, lo sappiamo, in casa e si salva. Rivediamo un attimo la classifica su OneFootball, 21 punti che comunque sono un ottimo margine sul Bologna, però che non ti lasciano tranquillo, non ti fa perdere così a tranquillo, perché tanto non ti succede niente. Il Cagliari se la batte. L'Atalanta per il momento sta cercando di riguadagnare l'Europa League, la qualificazione dell'Europa League. Secondo me potrebbe, vediamo un attimo se i numeri me la supportano questa cosa, mi è venuta in mente un'idea. I numeri me la supportano, l'idea dell'esito gol, perché questo fatto che il Cagliari in casa si salva significa che in casa segna un po' di più, 12 gol in casa, 19 in totale. L'Atalanta segna e concede 2,64 di gol fatti in trasferta, ma ne concede 1,82, quindi i dati si combaciano in maniera opportuna per far immaginare un esito gol. Vediamo l'over, 65% over. Sì, io mi sento di dire X2 con gol, perché secondo me il Cagliari un gol ci sta tutto che lo faccia, e poi probabilmente è favorita assolutamente l'Atalanta, e quindi X2 mi sembra una buona scelta. E con questo abbiamo finito tutte le partite ad eccezione di quella che andiamo a vedere al Superfoglio. Al Superfoglio ci andiamo a vedere Roma-Milan, 34 punti la Roma, 35 punti il Milan, quindi già questo ci fa immaginare insomma una sfida equilibrata. Vediamo cosa ci racconta il Superfoglio per questo match. Allora, prendiamo un attimo tutta la situazione. Che vogliamo dire di questa partita come preambolo? La Roma viene da questa partita a Bergamo. Io non lo so veramente come si fa a fare 0-3 al primo tempo e poi pareggi 3-3. È una cosa difficile proprio da spiegare, difficile da accettare anche per un tifoso. Squadra completamente folle che quindi è in grado di fare cose completamente folli, cioè potrebbe tirar fuori una prestazione che uno non si aspetta contro il Milan. Vediamo un attimo
cosa c'ha da dirci questa partita. Allora, selezioniamo la Roma, selezioniamo il Milan. Tra l'altro voglio provare a dargli anche un'occhiata su Asian Odds, perché comunque è sempre giusto e importante dire che Asian Odds va studiato le ultime ore prima del match, non troppe ore prima, però comunque possiamo sempre vedere l'apertura asiatica, cosa ci racconta di una partita, e quindi è interessante farlo per il big match. Vediamo un attimo. Asian Odds, campionati, serie. Allora, la Roma, eccola qua. Vediamo le tabelle degli handicap e le tabelle degli score. Ok, queste tabelle che vedete, handicap e score, sono praticamente la traduzione dei numeri di Asian Odds. Ovviamente uno dovrebbe sapere anche valutare la quota, ossia cosa significa 1870 e quant'altro. Per questo c'è il corso specifico, il corso di Asian Secrets, che spiega tutto il metodo asiatico. Però comunque si può provare a vedere e studiare, analizzare, visualizzare gli score e gli handicap attraverso queste tabelle che trovi sul blog di Stats4Bets. Allora, riprendiamo un attimo i numeri e vediamo questa partita che ci racconta 37,7 per l'esito 1, 36 per l'esito X, 25 per l'esito 2. Roma, che in casa e in generale aveva vinto le ultime 5 partite, ne aveva vinte 3, si è andata a perdere in questo pareggio di Bergamo, che vale quanto una sconfitta perché stai 3-0, poi pareggi. In casa, nelle ultime 5 in casa, ne ha vinte 4. Quindi Roma in casa e come periodo storico, diciamo così, periodo di forma, non male. Il Milan nelle ultime 5 trasferte ne vince 2, ne pareggia 3, quindi comunque non perde. In trasferta vince solamente 3 delle 9 partite generali che ha vinto, quindi comunque le altre 6 sono vittorie fatte in casa. E vediamo un po' cosa ci dicono le quote. Allora, le quote reali ci vedono il picchetto tecnico nel segno 1 a 2,65, il segno 2 a 3,87 e il segno X a 2,74. Il bookmaker in questo momento ci propone l'esito 1 a quota 2 secca, un raddoppio secco, la X a 3,6, il 2 a 3,5. È un abbassamento rispetto alla quota reale del picchetto tecnico del 32%, quindi che va oltre la non statistica, quindi la quota sbilanciata indica un forte favore nei confronti della Roma. Però se poi consideriamo la quota reale allibrata, la quota diventa non statistica, perché con la quota reale allibrata la quota sarebbe 2,46 e la differenza con la quota offerta dal bookmaker è del 22%, quindi totalmente, proprio completamente nel range del non statistico. Cosa ci dicono i pronostici? Pronostico statistico 1x, perché la squadra in casa è favorita ma di poco. E il pronostico dell'analisi delle quote ci dice la stessa cosa: è leggermente favorito l'1, ma le quote sono alte, è meglio la 1x. Quindi, come si protegge da questa quota non statistica? In questo caso si protegge offrendoci una doppia chance. Vediamo se è in scala pura oppure no. Il segno più basso per il bookmaker è la 1. Poi la X, no, poi il 2, poi la X, di pochissimo, perché è 3,5 contro 3,6, quindi questa non è una partita in metodo della favorita, non è una scala pura, quindi già questo
sulla doppia chance ci mette qualche piccolo sassetto tra le ruote, però è pure vero che le ruote sono talmente equilibrate, 3-6, 3-5, stiamo parlando di troppo poco margine per dirlo, però comunque indicazione da tenere da conto. Studiamo l'allibramento e ci dà il segno 1 al 47%, è un po' poco per puntare sul segno 1 effettivamente. La 1X su questa mi rassicura di più. Andiamo a vedere invece gli under-over. Come sempre, perché ancora non è in vendita il superfoglio automatizzato, perché c'è questa parte qui delle tabelle no goal che non si compila, non si risolve, è un bug non del superfoglio, ma proprio di Excel. Abbiamo scritto sui forum di Microsoft, chiesto informazioni, quant'altro. Per il momento siamo in attesa che venga risolta sta cosa. Allora, torniamo a noi. Roma predisposizione all'over addirittura del 76%, Milan predisposizione all'under del 79%. Ne viene fuori un equilibratissimo 51% per l'esito under. Gol, vediamo un po'. Allora, segnerà la Roma? Quasi sicuramente sì. L'algoritmo nuovo che è presente sull'ultima versione del Superfoglio analizza la situazione dei gol e ci dice che la Roma segnerà? Quasi sicuramente sì. Subirà però, cioè, ok, segna, ma subisce? Subisce probabilmente sì, perché comunque vediamo che la media gol subiti da Roma in casa è di 1,60 e la media dei gol fatti dal Milan è di 1,20. Ne viene fuori una buona probabilità per il gol del Milan. Quindi questa partita che ha questa forte predisposizione all'under, però potrebbe prevedere due gol e quindi magari finire 1-1. Vediamo un attimo le quote dell'esito gol, perché sarà interessante capire le quote dell'esito gol per immaginare poi le quote e studiare le quote dell'esito under over. Sempre sempre fondamentale analizzare le quote del gol no gol quando si studia l'under over. L'ho spiegato anche in una tecnica di betting che trovi nell'ultimo, credo nel penultimo video pubblicato, quello delle mie tre tecniche di betting preferite, tecniche con le quali effettivamente ho guadagnato la maggior parte dei soldi che ho guadagnato con le scommesse, quindi ti consiglio di andarlo a vedere, che spiega proprio perché è fondamentale guardare la quota del gol no gol per studiare la quota dell'under over. Vediamo qui. Cosa ci offre col gol no gol? 1,61 sì, 2,20 no. Andiamo a inserirlo. 1,61 sì, 1,61 sì, 2,20 no. Vediamo se corrispondono quelle dell'under over, che non mi ricordo ormai quell'aggiornamento fino a dove arriva. 2,72, 2,10. 2,72, 2,10. No. Che ho visto 1,72 2,10, quindi 1,72 2,10. Ok, allora analisi delle quote under over, abbiamo visto grande analisi statistico under over, abbiamo visto grande equilibrio, difficile esporsi. Pronostico analisi delle quote ci dice che l'over 1,5 è più facile, ossia, per come sono messi l'over, per come è messo il gol, il terzo gol non ce lo assicura. Allora andiamolo a vedere su Asianozzi. Asianozzi in apertura di mercato e il terzo gol non ce lo assicura, perché la total line è a 2,75, ma lo spread è a 0,5.
e non ce lo assicura neanche Asianoz. Il terzo gol, l'over 1,5 mi sembra più corretta come visione. Quindi abbiamo detto, così chiudiamo, over 1,5, 1x, partita che potrebbe finire, azzardiamo il risultato esatto, di 1-1. Partita potrebbe finire 1-1, un esito che, vedendo il valore delle squadre in campo, onestamente mi convince. Ci starebbe, per come è messo, 1x, over 1,5, anche il 2-0, però sarebbe veramente troppo bello che la Roma riprendesse a vincere e a fare partite di questo genere. Quindi direi che questa la chiudiamo così: 1x over 1,5, risultato fisso 1-1. Benissimo, qui chiudiamo la registrazione dello schermo e ritorniamo allo schermo centrale. Diciamo, io ancora mi devo abituare che quando parte lo schermo, guardo in camera, quando non parte guardo di qua, insomma, devo ancora un po' farci pace col cervello. Direi che abbiamo visto tutto. Per questa settimana non ci saranno, video sulle superstats. Perché alla fine anche questa volta il video sulla Superstats, gente nei commenti, fallo, 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 poi non riscontrano questo grosso interesse, quindi non lo faccio. Che faccio però? Siccome chi vuole le Superstats è giusto che abbia le Superstats, nel gruppo, attenzione, nel gruppo Facebook, pagina Facebook Alessandro Stats for Mets, nel gruppo Facebook di Alessandro Stats for Bets pubblico le foto delle Superstats solo lì. Quindi, se volete vedere le Superstats, dovete entrare nel gruppo Facebook di Stats for Bets. Una raccomandazione: ci sono tre domande all'entrata del gruppo per poter accedere. Se non viene data risposta, non viene accettato l'ingresso al gruppo. Quindi, attenzione, mi raccomando. Ci vediamo in un prossimo video.